Riqualificazione energetica degli edifici e conseguente risparmio energetico. Questo è il tema principale trattato dal Salone Tende Tecnica, la quinta biennale internazionale che è ospite del quartiere fieristico di Rimini. All'interno della fiera, grande spazio anche al SAN, Salone Internazionale dell'Esterno, progettazione, arredamento e accessori per l'aria aperta. Sì, direi che qui è presente tutta la filiera di tutto ciò che è outdoor, quindi tutto ciò che ci permette di usufruire degli spazi esterni, sia dal punto di vista della casa di un privato, sia fino ad arrivare all'arredo urbano, quindi passando dal contract, dai ristoranti, gli alberghi, veramente c'è tutto ciò che ci permette di usufruire degli spazi esterni. Quest'anno con la contemporaneità di Tende Tecnica, che è l'altra manifestazione biennale, internazionale, che si occupa di tutto quello che è la protezione solare. Ci diceva importanti numeri registrati già negli anni scorsi. Quest'anno è iniziata ieri, ma già registrate dei numeri importanti. Ah sì, devo dire che voglio essere molto sincero, stiamo sicuramente attraversando in generale nel mondo un momento di difficoltà economica. SAN e Tende Tecnica sono sempre state manifestazioni dedicate esclusivamente all'operatore, quindi sono due fiere B2B, che hanno registrato sempre 30-35 mila visitatori mediamente, tutti professionali. Quest'anno chiaramente da parte nostra c'è stato uno sforzo ulteriore, ci siamo veramente impegnati nella comunicazione, nell'invito di importanti player di questo settore, buyers, e devo dire che il risultato si è visto subito perché all'apertura delle manifestazioni abbiamo registrato un incremento rispetto alle stesse date degli anni scorsi di visitatori. Questo ci fa ben sperare perché da un lato ci fa pensare che effettivamente questo momento di crisi sta per finire e l'interesse delle persone che cominciano ad avvertire questi segnali si acuisce. E quindi cominciano veramente a trovare fiducia e a muoversi, a cercare business e a far finalmente ricominciare a muoversi questo motore. Se dovesse sottolineare delle stranezze, delle particolarità da poter visitare quest'anno in fiera, cosa ci direbbe? Ma guardi, ci sono a livello tecnologico, nel mondo delle protezioni solari, delle soluzioni molto interessanti sia dal punto di vista del design, ma anche alcune aziende hanno cominciato a presentare delle tende che permettono l'utilizzo dell'energia solare. Non vi dico altro perché almeno così venite a vederlo. Invece, per quanto riguarda il discorso dell'arredo per esterni, è sempre più bello vedere l'utilizzo dei materiali e il design. Noi abbiamo dato vita a svariati momenti di incontro e mostre culturali dove abbiamo dato spazio ai giovani designer a livello internazionale e anche chiaramente ai designer già affermati attraverso proprio la presentazione di prototipi e quasi tutti andranno in produzione che sono presentati nelle varie aree della manifestazione. E che permettono al mondo dei giovani e quindi degli studenti che si sono appena laureati e alle aziende di incontrarsi, perché il lavoro principale, l'obiettivo principale che deve avere una manifestazione non è solo quello di creare business, ma deve essere anche quello di essere un motore culturale e dare la possibilità di far affacciare al mercato nuovi cervelli.